Allora, funziona o non funziona? Mica tanto. Devo rubare il posto, eh? Eccoci qua. Allora, come sempre facciamo una brevissima presentazione dei nostri graditissimi ospiti, grazie ancora, i quali sono doppiamente ringraziati perché sono stati questa mattina alla proiezione con gli studenti, che sapete che facciamo sempre nell'ambito del rapporto che abbiamo con le scuole ormai da molti anni, e questa mattina poi erano addirittura insieme anche con i co-sceneggiatori. Allora, Gleb Popov è bielorusso, nato nel 91, ma vive in Italia ormai da 20 anni. Nel 2013 il suo primo cortometraggio, La foresta rossa, viene selezionato allo Short Film Corner di Cannes e vince il primo premio al Festival Nazionale Roma Film Corto, che è un festival che è gemellato con il nostro, come sapete, diretto da Roberto Petrocchi, che è un grandissimo amico del Cinecirco Romano ed è membro della giuria di questo festival, come probabilmente ricorderete. Con lo stesso cortometraggio supera le selezioni al corso di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diplomerà in regia nel 2016. Si laurea al DAMS, all'Università degli Studi di Roma 3 nel 2014. Durante gli studi al Centro Sperimentale realizza diversi cortometraggi e documentari, il legionario e sui film di esordio. Però ci diranno adesso che deriva da un cortometraggio, che poi è il cortometraggio di diploma al Centro Sperimentale, che si chiama sempre Il Legionario, che è stato sempre scritto da Gleb Popov, che è appunto il regista sceneggiatore, insieme ai co-sceneggiatori che erano suoi colleghi di corso al Centro Sperimentale, è sempre interpretato da Germano Gentile, il quale ha un curriculum di 16 film d'attore, vari corti, Olivia nel 2021, poi Rocco Schiavone nel 2018, il primo episodio, nel 2018 Street Fighting corto, poi ancora Il Legionario corto, naturalmente Radice di 9, bello Radice di 9, Switch Demons, e poi Il Terzo Tempo di Artale, bello quel film. Hai visto che Artale adesso c'ha l'opera seconda, l'abbiamo appena visto a Venezia, e diciamo era molto interessante. In File per due, sempre un corto, Il respiro dell'arco corto, sempre Nessuno mi può giudicare, di Terra Pax di Botugno e Colucini, che sempre abbiamo avuto al nostro festival. Quindi ci fa piacere ritrovare questi punti di riferimento che danno continuità al nostro lavoro. Il Legionario ha preso premi prestigiosissimi. Miglior regista studente a Locarno, poi il premio CICAE ad Annecy, che è il più famoso festival francese sul cinema italiano, ed è stato candidato per miglior regista studente ai Nastri d'Argento, come sapete, uno dei premi italiani più importanti. Allora, Gleb racconta anche al pubblico degli adulti, come abbiamo fatto stamattina, un po' la genesi di questo film, come si è sviluppato e come si è riusciti, immagino non senza fatica, a portare un corto di diploma a esploderlo in un lungometraggio che ha avuto tutti questi riconoscimenti. Grazie per la presentazione, grazie a voi, buonasera intanto, per essere rimasti all'incontro, insomma, non è una cosa da poco. Come si diceva prima, questo lungometraggio è tratto dal cortometraggio di diploma del Centro Sperimentale, dove mi sono diplomato in regia, insieme ai due coautori. Loro sono diplomati in sceneggiatura, quindi è stato scritto sia il corto che il lungo a sei mani. E, insomma, diciamo, tornando indietro, quando eravamo al Centro Sperimentale, ricordando un po' quel periodo, non avremmo mai potuto chiedere di meglio che esordire con una storia di cui ci interessava moltissimo, come in primis è stato il cortometraggio, e in seguito è
diventato un film, perché appunto molto spesso magari uno si ritrova, perché nel mondo del cinema la cosa più difficile è fare il primo film, ma anche il secondo è molto complicato. Comunque, no, per dire, nel mondo del cinema esordire non è una cosa da poco, però si fanno tanti esordi e spesso uno fa di tutto per girare qualsiasi cosa pur di esordire. Noi abbiamo avuto la fortuna di esordire con qualcosa che è nato totalmente da noi, totalmente partorito da una nostra visione, insomma, dell'Italia contemporanea, della società moderna nella quale viviamo, appunto rappresentata in una minima parte nel cortometraggio e poi riportata sul grande schermo del legionario fratello maggiore. E quindi non avremmo potuto chiedere di meglio, ecco, e questa è stata una grande occasione, una grande possibilità per noi, ma anche per Germano Gentile e altri che hanno lavorato al film, perché Germano l'ho conosciuto nel 2016 quando abbiamo girato il cortometraggio, quindi quel viaggio l'abbiamo iniziato insieme e poi portato a termine sempre insieme, e anche questa è stata una grande fortuna. Prendere, diciamo, disegnare un percorso, correggerlo in un modo congiunto. Bene, Germano, com'è stata questa avventura? Come ti sei preparato? Abbiamo letto che hai fatto affiancamento, no? Naturalmente un Celerino in particolare, no? Che poi anche in qualche modo ispirato uno dei protagonisti poi del film, e in che modo, e se lo hai fatto, hai contribuito in qualche modo anche, non so, magari a correggere i dialoghi e renderli un po' più aderenti a te e a quella che era la realtà che pensavi potesse essere. Buonasera intanto a tutti e grazie di essere qui con noi a condividere questo che è l'incipit della carriera di Gleb, ma è una tappa fondamentale anche del mio percorso, che comunque è coinciso, nel senso che anche io ho fatto il centro sperimentale, sono diplomato lì, però 6 anni prima. E infatti lui mi ha visto in un altro film che era Retti Interrogazzo, appunto, di Botrini e Colucini, e loro gli hanno dato il mio numero. E così è questa catena che poi alla fine ha portato al legionario. Io ho fatto un provino con Gleb, portando la mia, diciamo, un monologo, abbiamo lavorato un'oretta su questo personaggio. E dopodiché lui, vabbè, ha visto il provino con i due cosceneggiatori, insomma, e hanno deciso di prendermi per questo ruolo. E allora abbiamo cominciato a lavorarci sopra. Ho fatto affiancamento insieme con un rap, perché anche lui è venuto in caserma con me 4-5 volte giù a Fiumicino, e abbiamo fatto questo affiancamento non tanto per la parte fisica, quella è una cosa che mi sono fatto da solo, diciamo, però per quanto riguarda il capire cosa vuol dire indossare una divisa, far parte di una squadra, essere un cittadino, perché loro comunque insomma sono un reparto un po' atipico nella polizia di Stato, nel senso che c'entrano un po', dico sempre, questa famiglia, la famiglia della Celere, perché tra di loro c'è una forte coesione, come se fosse effettivamente una famiglia, perché poi si risolvono i problemi tra di loro, e cosa che invece non ha fatto Daniel, infatti gli viene fatto pesare qua alla fine del film. E questo è stato comunque un lungo percorso fatto di anche telefonate tra me e Luca Drago, che è questo Celerino. Ci siamo incontrati anche fuori dalla caserma, e il personaggio di Daniel è venuto un po' fuori con il corto, ma poi nel lungo abbiamo lavorato insieme anche con Gleb, con le varie stesure della sceneggiatura, e ci sono state delle prove che abbiamo fatto, eravamo nell'anno del Covid, quindi comunque è stato tutto molto complicato, come la vita di, penso, ognuno di noi e di voi. E abbiamo fatto delle improvvisazioni facendo queste scene, e la cosa fantastica di Gleb è che lui si fida molto, una volta che fa delle scelte le fa anche fidandosi molto
degli attori con la quale lavora, e quindi noi abbiamo integrato poi nell'ultima stesura della sceneggiatura anche quelle che erano le nostre improvvisazioni fatte in prova. E quindi in questo abbiamo contribuito tutti noi, non solo io ma anche Maurizio Uso, che è quello che fa mio fratello, fa la guasta, Marco, insomma. È stato un lavoro d'équipe fino alla fine. E non guardando... Quante settimane di prova e quante settimane di, diciamo, di lavorazione? 4 settimane di prove e 19 giorni per girare il film. 19 giorni per il film? 19 giorni, sono 3 settimane. 9 giorni sono... No, 19, ah, 19 sono 3 settimane e 4 giorni, sì. Che è sotto qualsiasi, diciamo, record nazionale per l'opera, per quel genere di film, perché i film ambientati in una stanza, i cosiddetti Kammerspiel, si possono girare anche in 10 giorni, però i film con sì, tante location, con delle scene dinamiche, devono avere una minima preparazione e anche un minimo contributo economico, e visto che sì, i soldi mancano sempre, bisogna fare di necessità virtù. Beh, certo. Allora, veniamo a voi. Che impressione ha fatto questo film? Chi vuole dire qualcosa? Ecco. Bene, grazie ovviamente per la visione al regista e all'attore. Qui è un po' un problema, io mi è nato un problema non indifferente, nel senso che il film, sui cui ovviamente aspetti tecnici non posso che dare apprezzamento, e in generale è un apprezzamento, però la considerazione che faccio è che è un film che mi ha, diciamo, irritato. Ora, non diamo alla parola irritazione una valenza negativa, perché io credo che un film di questo genere debba in un certo senso scuotere e irritare, come una commedia deve, romantica, deve ovviamente far ridere o piangere o solidificare i sentimenti. Allora, primo obiettivo raggiunto, nel senso che è irritante perché è fastidioso. Dentro ci sono tantissime cose. Tra l'altro, vedendo il regista e l'attore così sul palco, poi mi viene un'altra domanda, ma la rimando fra pochissimo. Si parla di Roma. Roma, ovviamente, noi siamo a Roma e sentiamo ancora di più. Quindi ci siamo ancora più caricati nell'emettere dei giudizi, nel vedere il film. Perché dentro una delle considerazioni che mi è venuto è, di fronte a una situazione come quella di un'occupazione abusiva che in tutta Italia, ma a Roma in particolare, ha avuto diversi esempi ed è stata reiterata, e vedere la contrapposizione tra gli occupanti e le forze politiche che tentano abbastanza semplicemente con superficialità di risolvere il problema, mi è venuto in mente una cosa semplicissima. Come possiamo pensare che chiunque di qualunque colore, una amministrazione pubblica a Roma che non riesce a pulire le strade, a togliere l'erba dai marciapiedi, a coprire le buche delle strade, possa risolvere un problema di una tale complessità come quella di un'occupazione? Perché l'occupazione non è soltanto una serie di persone che vanno in un palazzo di proprietà di un altro, non pagano l'affitto, non pagano la luce, e qui si apre tutto un altro discorso complessissimo che non posso fare perché non c'è tempo. L'occupazione significa che all'interno gli occupanti sono un coacervo di razze, un coacervo di provenienze, di situazioni psicologiche, sociali, abbastanza ben descritte dal film, mi rendo conto che il film ha delle limitazioni anche temporali, quindi non è facile.
Quindi come si può pensare che si risolva? E infatti non si risolva, ma l'irritazione sta nel fatto che, sempre un aspetto positivo, il film ci cala dentro una situazione che è attualissima e che in realtà non ha soluzione. Noi siamo, non voglio far politica, attenzione, però ripeto, ci tenevo a trasmettere questa sensazione. Qui continuiamo a parlare di pseudo soluzioni, ma non c'è nessun soggetto a nessun livello che a Roma, in Italia, in Europa è in grado di dare soluzioni. Ora, il film, un aspetto molto positivo è proprio questo, che non propone soluzioni perché non ce ne sono. E infatti alla fine si sgombra il palazzo, ma non si trovano soluzioni, perché queste persone non sapremo che fine faranno, così come non abbiamo saputo che quale soluzione è stata data a tantissimi altri sgombri reali che si sono verificati. Mi viene da considerare la figura poi del poliziotto, ovviamente è emblematica ed è il protagonista. Complimenti all'attore che è calato nella parte. Io però, e chiudo, scusatemi, guardando i due protagonisti, regista ed attore, e quindi, scusate, ma lei è bielorusso, Gentile mi sembra, no? Però vediamo che è un nome italiano, ma probabilmente ha una storia non prettamente italiana, probabilmente. Allora mi viene ancora più da pensare che tipo di obiettivo il regista e, io dico, anche l'attore avete voluto raggiungere col film. Cioè, che cosa veramente pensate della situazione che avete descritto? Perché non è codificata completamente, e mi interessava proprio sapere qual era il vostro pensiero, cioè come si può pensare di risolvere situazioni di questo genere. Voi dovreste essere due esempi di integrazione, perché ovviamente avete studiato in Italia, vi siete realizzati e quindi complimenti, e noi siamo ben felici di questo. Ma parallelamente a casi come il vostro, sappiamo che ne esistono centinaia, migliaia, di cui è difficile trovare soluzioni. Quindi ecco, mi interessava sapere proprio dal vostro punto di vista, perché avete delle posizioni particolari, quindi foste state completamente italiani da 4 generazioni, 10 generazioni, non ve l'avrei chiesto. Tutto qui. Complimenti comunque, perché ripeto, e chiudo, l'irritazione che ho provata è, per il regista, un fatto, abbiamo modo di dire, estremamente positivo. Sentiamo, ecco, No, grazie per la considerazione. No, guardi, allora, una parte della risposta alla sua domanda sta nella prima parte della considerazione che ha fatto all'inizio. Perché io penso che in qualche modo lo scopo del cinematografo sia rappresentare la realtà nella quale viviamo. E certo, con la propria visione, perché l'arte è soggettiva, non è atletica leggera, cioè dove il più forte vince. L'arte è soggettiva e quindi ognuno ci mette del suo, della propria visione, delle proprie idee, insomma, tutta questa cosa qua. Però deve in qualche modo essere anche costruirsi sulla società, sul mondo, sulla contemporaneità nella quale naviga il film, il progetto cinematografico che vorrebbe rappresentare. E quindi diciamo che la domanda che mi sono fatto io insieme ai due sceneggiatori, che ci siamo fatti noi nella scrittura e nella realizzazione del film, cioè se
lo Stato ti obbliga a fare una cosa, una determinata cosa, a sgomberare un palazzo che è illegale a tutti gli effetti, ma la compassione prevale, perché appunto in quella situazione c'è dei legami familiari, come gestire questa cosa qua. E appunto la soluzione non esiste una soluzione precisa, non è che esiste il bianco e il nero, che c'è il cattivo, cioè il cederino è cattivo e buono, l'occupante è cattivo e buono, perché poi si danno questi stereotipi, queste marchettate, poi i personaggi sembrano degli automi, perché appunto sono uno è cattivo, uno è buono, uno è comunista, l'altro è fascista, e così si fa questo disegnino da quinta elementare che senza rendere i personaggi complessi. E quindi abbiamo voluto mettere dei punti esclamativi su determinate cose che ci interessava, mettere dei punti, ovvero far vedere che che l'Italia non è più un paese magari di 60 anni fa, che ci sono diverse situazioni che comunque sono importanti, ma magari ignorate, oppure ignorate apposta, oppure di cui nessuno parla, oppure magari dove magari il giornalismo, un certo giornalismo cerca appunto la notizia, no, lo scoop, esatto, ecco, giusto per i numeri, per le visualizzazioni. Però volevamo entrare nel profondo e far vedere com'è la realtà che abbiamo con la quale ci siamo scontrati direttamente noi facendo ricerche sul campo, perché io prima di entrare al Palazzo Occupato avevo delle mie idee su quel mondo, sia anche dal punto di vista da accedere, però se io entravo lì e iniziavo a giudicare e facevo i disegni da quinta elementare che lui è cattivo e lui è buono, così diventava un film di propaganda che diceva che dovete pensare così, il pubblico deve pensare così, io non faccio politica, non sono nessuno a imporre la mia idea a qualcuno, perché viviamo in democrazia fino alla prova contraria, quindi ognuno deve poi avere la possibilità di scegliere come vuole pensare e fare le sue considerazioni. Noi facendo un'analisi proprio antropologica, tra virgolette, della celere e della casa occupata, abbiamo visto quel genere di situazioni e le abbiamo volute riportare in sceneggiature e poi sul grande schermo. E chiaramente secondo la nostra visione artistica, però cercando di essere più sobri possibili e più onesti soprattutto, senza fare i furbetti romani, che qua bisogna, qua serve quella roba lì, qua un'altra cosa, qua insomma, cioè senza insegnare niente a nessuno, perché quando uno mi arriva e inizia, cioè quando entro in un posto inizia, senza che ci conosciamo, inizia a dirmi che il mondo funziona così, secondo te funziona così, quindi almeno ricapitolando, era di mettere appunto i punti esclamativi su queste situazioni raccontate nel film. Non so se ho risposto, perché la domanda è molto complessa, ma più o meno il film è un film stimolante, la domanda, ecco, quindi ci sarebbe da parlarne molto. La domanda era anche oggi. Ma io ci tenevo a dire comunque che noi abbiamo delle storie diverse con Gleb, ma io sono figlio di, cioè, i miei genitori sono italiani, sono adottato, venuto in Italia a 20 giorni, quindi ero neonato fondamentalmente, e comunque noi questa nostra, quindi siamo italiani, Gleb è nato un po' più tardi, diciamo noi 11 anni credo siamo venuti in Italia, però insomma siamo italiani. Ci sentiamo parte. Ci vediamo tardi. Sì, no, era per specificare le nostre storie.
e quindi sentiamo anche questi problemi che abbiamo visto e che abbiamo cercato di raccontare molto vicini, se non a noi, anche a persone che conosciamo vivendo anche Roma e vivendo l'Italia. Io non credo ci siano soluzioni che non siano politiche, nel senso che la politica è quella che dovrebbe prendersi cura della res pubblica. E quindi è una domanda che troverebbe una risposta ovviamente in un discorso che poi sfocerebbe nella politica. Credo che solo che in un paese civile tutto dovrebbe ruotare, o quantomeno in generale dovrebbe ruotare intorno al lavoro, alla possibilità di dare alle persone la possibilità di vivere in maniera onesta e anche in maniera decorosa. Ecco. E questo problema non è un problema solo di Roma. Noi abbiamo portato il film anche in Argentina, Buenos Aires c'hanno questo problema, anche in passato c'è stato, siamo andati a Mons, tanto abbiamo incontrato una grande comunità italiana che è in Belgio a Mons, poco fuori da Bruxelles, che alcuni di loro piangevano perché comunque ci raccontavano persone che ancora parlano italiano perfetto nonostante siano da 30 anni in Belgio, ci hanno raccontato le loro storie dicendo che loro hanno vissuto più o meno quello che queste persone hanno vissuto e che vivono, perché questo è un palazzo che è ancora occupato a Roma, e quindi gli veniva in mente quello che loro hanno vissuto quando sono andati a lavorare nelle miniere di carbone i loro genitori o anche loro, quelli un po' più anziani, in Belgio. Quindi comunque è un problema che non è solo un problema di Roma, è un problema delle grandi città come Roma. E la soluzione secondo me sta sempre nel lavoro. Come trovare la soluzione? Questo non lo possiamo fare noi, non possiamo dare noi la risposta. Il mio pensiero è questo. E comunque siamo felici che abbiamo creato comunque un quesito, ecco, un ragionamento. Ecco. Questo penso che sia l'obiettivo del film, creare un pensiero. Prego. Sì, io volevo innanzitutto complimentarmi per il film, che è assolutamente avvincente, con un crescendo che poi porta a questo epilogo, quindi e fare alcune pensieri, considerazioni prettamente sull'aspetto filmografico. A me sembra di capire che il film metta in relazione, in contrapposizione, due mondi. C'è un dualismo forte, da una parte c'è la Cenere, che se vogliamo in Italia si dice è abbastanza destrozza, quindi conservatrice e così via. Dall'altra c'è un mondo che invece è più socialmente attento ad altri aspetti, se vogliamo sinistroide. Da una parte c'è la Cenere, che in qualche modo è simbolo della legalità, dall'altra c'è, ma magari anche un po' antipatica, dall'altra c'è una illegalità che invece genera e suscita empatia. E trovo geniale aver trovato un personaggio che si mette in mezzo ai due, o meglio fa parte dell'uno e dell'altro aspetto, e quindi tutto il film mi sembra che ruoti sul mostrare quali sono poi i problemi, gli ostacoli, le scelte dolorose che deve fare una persona che si trova in questa situazione in cui appartiene a due mondi che normalmente sono considerati distanti e anche opposti. L'altro aspetto che mi ha colpito è l'idea della famiglia, perché la Cenere, lei lo diceva, in qualche modo si considera un corpo unitario, una grossa famiglia, però è una famiglia di fatto. E nel film viene messa a raffronto con una famiglia vera, quella del cellerino, della mamma e del fratello. E quindi anche queste due contrapposizioni e questi due legami sono interessanti. E per ultimo, anche il titolo, Legionario, che certa origini delle legioni romane, ma fa anche pensare alla legione straniera, e cioè a persone che in qualche maniera sono pagate per fare
qualcosa che i cittadini di quella nazione non fanno, e il celerino che non è italiano mi ricorda in qualche maniera, credo che il titolo abbia voluto sottolineare, lei non lo può confermare o meno, anche questo aspetto. Sì, no, diciamo, parto dalla seconda parte, magari più verso Roma, cioè più verso l'antico impero romano, che era composto da regionali multietnici che servivano dalle regioni multietniche che servivano che servivano Roma, che servivano l'impero. No, magari prima parlava di destroide, sinistroide, le racconto un aneddoto che quando siamo entrati al Palazzo Occupato per iniziare a fare ricerche sul film, per iniziare a scrivere la sceneggiatura, 2018, lì ho incontrato moltissime persone che sono apertamente, che penso tuttora, che comunque nel 2018 votavano Salvini, votavano Meloni dentro la casa occupata, quindi avevano delle idee molto chiare su come dovrebbe andare la legalità o comunque la società, e quindi questo aspetto non me lo sarei mai aspettato prima di entrare dentro quel palazzo. E come ad esempio i celerini, ho avuto modo sì di incontrare, di base e più verso destra, di incontrare, cioè il personaggio di Aquila per esempio è ispirato a un celerino vero che ha dato una mano a Germano, a cui è stato acquistato Germano, però per esempio lui sì, è un personaggio molto contraddittorio come lo è Aquila, appunto perché lui si considera un fascista romantico, ma che cacchio significa fascista romantico? Guarda, io sono per lo Ius Soli, quindi chiunque nasce in Italia ma che giuri fedeltà alla bandiera italiana, per me è italiano in automatico. Quindi potrebbe essere anche un richiamo alla legione, un po' quello che diceva lei, perché sposo la causa e mi danno la cittadinanza. E quindi, cioè, questo per dire, sì, questo per dire, poi ho incontrato anche dei poliziotti democratici che venivano chiamate zecche all'interno delle facce. E questo per dire in parte anche sempre in risposta alla sua domanda, alla considerazione che uno quando entra in un mondo inizia a indagare e lascia a casa i propri giudizi, pregiudizi, scopre delle cose che mai non se le sarebbe mai aspettato di scoprire, ecco. Questo bisogna cercare di fare il proprio lavoro con onestà. Vero, no. C'è un aspetto, forse piccolo, molto secondario, che però penso che valga la pena di essere un momentino sviluppato e capire se era già nell'idea iniziale di scrittura, e cioè il fatto che il personaggio di Germano nasconde la propria famiglia, perché forse c'è volontà di conflitto di interessi, lo nasconde soprattutto all'interno del suo posto di lavoro. Un po' forse se ne vergogna, ma un po' lo fa per autoprotezione, perché sa che questa condizione potrebbe portarlo a un conflitto di interesse molto pesante, che poi è quello di quello scambio di sguardi tremendo che c'è tra lui e Aquila alla fine, senza una parola, ma che dice tutto. Allora, come è stato trattato questo tema? Perché è stato introdotto questo tema? Sì, faccio l'intro. Perché appunto per questo dualismo che i celerini vengono considerati i peggiori nemici della casa occupata e viceversa. Diciamo che nel background del personaggio di Daniel, lui è stato, perché il posto in polizia viene assegnato di solito, quindi gli sarà stato assegnato il posto a celere, lui si è trovato molto bene, ha conosciuto
conosciuto i suoi, ha conosciuto Aquila, ha conosciuto i suoi futuri colleghi ed è effettivamente molto bravo a fare servizio, a fare ordine pubblico. È diventato un buon operatore e ha trovato una famiglia adottiva, tra virgolette, che appunto lo vuole bene per quello che è, ma a cui si vergogna di dire la verità. E quindi questa è un'altra caratteristica del personaggio di Daniel, ecco, che lo scombina e diventa anche interessante vedere come gestisce il richiamo della foresta. Io ho trovato, tra l'altro, tra i vari punti tra me e Daniel, ovviamente discordanti e totalmente agli antipodi, ho trovato però molte somiglianze per quanto riguarda appunto anche questo di aspetto, perché comunque a volte è una cosa che mi riguarda molto da vicino, è la cosa che loro l'hanno fatto con un altro, magari un altro scopo, però poi io ce l'ho trovato all'interno, perché nella mia vita loro non sono, diciamo, dei miei italiani cresciuti qui, quindi non potevano neanche immaginare o capire questa cosa, però è vero pure che a volte si devono incogliare tanti rospi per poter cercare di appartenere o comunque farsi considerare, quindi a volte diciamo, non rispondere anche a quelle battute diciamo, poco carine sul colore, più che magari battute anche un po' più pesanti, e Daniel ne soffre di questo, come ne ho sofferto io nella mia crescita, però in qualche modo ci passi sopra, perché comunque è talmente forte il desiderio di essere considerati da pari, che poi alla fine uno in qualche modo ingoia anche questi bocconi amari che diventano comunque una quotidianità, e quindi uno non ci fa neanche più caso alla fine, cioè ci fai sempre caso, però impari a conviverci, e questa è una cosa che ho vissuto e vivo io, posso dire purtroppo, sulla mia pelle, però ho imparato anche ad andare oltre, diciamo. Non so se sia una cosa positiva o negativa in generale, oggettivamente. Soggettivamente non è una cosa positiva, però qui dobbiamo vivere, quindi in qualche modo devi trovare il modo per poter avere amici, per poter appartenere a qualcosa in un mondo che è tuo, ma che ti ricorda a volte anche amaramente che forse non ne fai neanche più di tanto parte, solo perché hai un colore diverso della pelle. E quindi ecco, questo è un aspetto che con Daniel ci abbiamo in comune, ho trovato in comune. Allora, ecco, lei è più irritata di Mario Confredini o meno irritata? Sentiamo. Non c'ho, ecco, signore. Grazie, la mia è soltanto una piccola curiosità. Io ricordo di aver letto la storia delle limosine del Papa che ruppe i sigilli, no? Nella casa di Via Statilia. Volevo sapere se questa inserzione della realtà che voi avete fatto così bene, questa saldatura fra una storia di invenzione e una storia autentica, l'avete sottoposta, non so, alla Santa Sede, perché tra l'altro il personaggio, penso sia il personaggio che interpreta le Moliniere, è molto vicino fisicamente proprio alla persona reale del... Sono entrambi polacchi, ma... Non penso che si conoscono. Ok. L'altro fa l'attore, il primo cosiddetto del Papa. No, era tutto voluto, chiaramente, per ricreare quell'episodio, perché durante la scrittura uno prima di iniziare a girare ha sempre la possibilità di migliorare la storia e di continuare a scrivere. Era maggio 2019, eravamo ancora abbastanza lontani dall'inizio delle riprese, ci siamo fatti ispirare, trascinare da quella situazione molto umana che era accaduta in quel palazzo, e soprattutto la peculiarità delle limosine del Papa, che si è preso la colpa di essere stato lui ad aver riattaccato i sigilli della CEA. E anche la lettera che i preoccupanti hanno scritto al Papa è stata riadattata da Ivan Talarico, che fa se stesso nel film, ovvero il cantautore con la chitarra che canta la canzone. Lui ha preso quella lettera e l'ha riadattata sotto un brano,
altra curiosità? Eccola. A parte l'apprezzamento per il film, trovo assolutamente fedele a quello che era l'obiettivo, quello di rappresentare la realtà così come probabilmente è, certo, mille sfaccettature. Bellissimo il personaggio suo, perché fa capire bene quello che poi lui poco fa ha spiegato molto bene qual è, può essere la sensazione, la difficoltà, anche prestandosi al gioco delle battute, eccetera, ma che comunque in qualche modo ti tocca se sei di una pelle di colore diverso. Dovremmo tutti provare a fare 6 mesi di vita in un paese africano o asiatico, andandoci da soli, facendo il bianco unico dentro un paese dove tutti hanno un colore diverso. Sarebbe molto simpatico e carino per capire bene questa situazione. Ma la curiosità era più organizzativa, cioè come siete riusciti a entrare nel palazzo, a coinvolgere, mi sembra, in qualche modo, inevitabilmente avete dovuto coinvolgere gli occupanti. Ecco, è proprio una curiosità tecnica organizzativa. Questo coinvolgimento, come siete riusciti a realizzarlo? Grazie. Pagando! No, durante il film sì, perché erano collocati. Ma in verità lì il tasso di occupazione è molto alto, uno può pensare che però c'è il tasso di occupazione è abbastanza alto in quel palazzo. E, all'inizio, cioè noi siamo entrati lì nel 2016 durante la scrittura del cortometraggio, poi ci siamo rientrati nel 2018 per iniziare a fare il film, parto dal 2018 comunque. Siamo entrati onestamente, noi abbiamo detto che vogliamo fare questo film con il protagonista, un celerino nero che deve fare uno sgombro in un palazzo occupato e raccontare un po' a 360 gradi la situazione dei due mondi e loro si sono prestati, perché pure nella celere, pure questo poliziotto che ha affiancato Germano, pure lì siamo stati abbastanza onesti, ecco. Non è che abbiamo detto un po', abbiamo messo le carte, abbiamo giocato a carte scoperte. E ognuno ha interpretato il film a modo loro, sia la polizia che sia gli occupanti, questo è perché appunto non abbiamo fatto schieramenti, eccetera. Ma non è stato, non abbiamo avuto grosse difficoltà perché appunto andando lì senza dover insegnare niente a nessuno, ma con l'onestà intellettuale di scrivere una storia che in qualche modo racconti le cose, anche il lato oscuro, perché la casa occupata c'ha un lato oscuro come la celere, quindi non è che cercando anche di mettere quella roba lì, poi il film durano 80 minuti, ci vorrebbe una serie sul palazzo occupato, perché c'è un sacco di situazioni sia positive che negative. Però appunto cercando di essere se stessi, ecco, di essere se stessi, perché questo lavoro è anche un bel lavoro, perché ti permette di entrare in mondi dove non entreresti nella vita normale mai, e di studiarli e di rappresentarli poi cinematograficamente, ecco, di diventare, di padroneggiarli per quel tot di tempo in cui sei dentro, ecco. No, senti, io volevo solo testimoniare che, vabbè, dal film sembrerebbe che praticamente questi occupanti siano una specie, diciamo, di armata Brancaleone, ma non è così, e tu lo sai, perché quello fa parte di un'organizzazione che si chiama ASCIO, con la quale sicuramente avete dovuto avere a che fare, e di cui io ho avuto purtroppo una brutta esperienza, perché io qualche anno fa mi sono rivolto a loro perché stavo veramente letteralmente in mezzo a una strada. Sono andato lì e ho chiesto come potevo, diciamo, avere un minimo, che so, di risposta, di aiuto, eccetera, eccetera.
La prima cosa che mi è stata detta, dice, ce l'hai 15 euro per fare il tesseramento? Per cui, per dire l'umanità, diciamo, tra virgolette, di queste persone. E, diciamo che c'è una cosa molto complessa. Ashon è un'organizzazione che effettua sgombri, cioè, scusa, che effettua sistematicamente occupazioni in tutta la città. E quelle persone, quelle famiglie che stanno lì, sono, diciamo, in un certo senso assoggettate a fare, cioè per avere quel posto lì, a fare i ricchetti nel momento in cui ci sono degli strati eseguiti in qualsiasi punto della città. Ed ecco anche il perché, diciamo, io praticamente essendo solo, probabilmente non mi interessava minimamente il mio coinvolgimento, diciamo. Allora gli interessano delle famiglie più numerose possibile, tra virgolette più di colore possibile, che fa, diciamo, un conto che ci va un italiano per i ricchetti, un conto che ci va una famiglia, diciamo, di persone che sono venute dall'Africa, per dire. Per cui ecco, sono una testimonianza portare di quelli. Ma è un pochino, diciamo, un po' particolare. Ma come ho detto prima, cioè lì c'è quel posto presenta anche un lato oscuro, ecco, non è che, cioè, abbiamo cercato, poi diciamo che abbiamo voluto Ashon, abbiamo voluto tenere fuori perché poi ci saremmo entrati. Sì, c'è un momento che si vede l'attore, il segretario, al sita. Ah sì, alla sì, fine. Sì, c'è Tarzan, sì, perché c'erano un po' di comparse, abbiamo utilizzato un po'. Lui è, diciamo, il responsabile massimo. Sì, lui è il responsabile massimo, quindi sicuramente lì c'è una parte molto discutibile, ecco, quindi però lì veramente avremmo dovuto fare una serie, un documentario su quelle situazioni legate al palazzo occupato. Diciamo che quello che ci interessava erano appunto i due personaggi, i due fratelli che sono spartiacque in mezzo ai monti d'acciaio del palazzo occupato, però assolutamente quello che dice è una cosa vera, quindi non è che, cioè, ci sono, non è tutto trasparente. Bene, ci sono altre domande, altre curiosità? E allora, se non ci sono, chiaramente ringraziamo in modo sicuramente molto caldo sia Gleb Popov che Giordano Gentile per la loro squisita disponibilità. Doppio ringraziamento anche per la presenza questa mattina con gli studenti. Vi ricordo che voi siete, diciamo, in grado di poter far vincere questo film in festival volandolo. E quindi fatelo subito, potete farlo anche domani, proprio, diciamo, entro le 18, mi pare che dobbiamo chiudere le votazioni per tutti e tre i film. È molto semplice, si fa con una app il cui link vi è stato mandato nell'ultimo messaggio. Vi ricordo che è obbligatorio votare tutti e tre i film. Se uno o due non li avete ancora visti, dovete cliccare sul flag non posso valutarlo perché non l'ho visto, e votate il film invece che avete visto, per esempio questo qui. Per cui grazie, il festival continua, questa sera alle 15 abbiamo io sono Lira di Beniamino Catena, e quindi naturalmente sempre buon film, buon cinema, buon festival con Cinecittà Romano. Grazie. Grazie. Grazie mille.